Oltre 200.000 soci, quasi 200 cooperative associate e un valore della produzione che supera il miliardo di euro. Sono i numeri di Legacoop Friuli Venezia Giulia, riunitasi in assemblea al Teatro Miela di Trieste. Diseguaglianze, welfare, giovani, lavoro e alleanze, i temi al centro dell'assemblea dell'associazione, che in virtù dei suoi numeri rappresenta un osservatorio privilegiato sul movimento cooperativo e di conseguenza sull'andamento economico del territorio. Presidente, un momento per fare un po' il punto della situazione sulle cooperative di Legacoop Friuli Venezia Giulia. Cosa ci dice il bilancio dell'associazione in questo momento? Il bilancio ci evidenzia quelle che sono le traiettorie che erano state già impostate per l'associazione nell'ultimo periodo e che il nuovo mandato, il nuovo corso che poi interpreto io nella realtà, perché sono diventata presidente molto recentemente, come molti di voi sanno, a fine gennaio, ha deciso di rafforzare e integrare con ulteriori iniziative. In questo momento noi andiamo a chiudere un anno positivo, assolutamente. Siamo in una fase in cui ci sono tutte le assemblee di bilancio delle cooperative che ci danno delle indicazioni di tendenza del settore. Un settore che, nonostante sicuramente le difficoltà che abbiamo attraversato fra crisi energetiche, costi delle materie prime, seppur con delle differenze settoriali anche abbastanza importanti, fotografa sicuramente una netta ripresa. I servizi, per esempio, sono fra il settore probabilmente più incisivo, più in grado in questo momento di investire anche su nuove attività. Però anche il resto dei settori è assolutamente forte, seppur permangono alcune situazioni che sono assolutamente ormai trasversali a tutti i sistemi imprenditoriali, in primis sicuramente la carenza del personale, la drammatica situazione non solo in ambito socio-assistenziale educativo che abbiamo segnalato più volte, ma anche figure professionali, diciamo, ad alta e bassa professionalità. Ormai manca la manodopera, quindi questo è un tema che porremo fortemente, come tutte le altre anche associazioni datoriali, alla Regione, ma con l'idea di creare una partnership in particolare con la pubblica amministrazione, perché crediamo che queste soluzioni che hanno come obiettivo anche attrarre nuova manodopera debbano essere viste e affrontate in modo sistemico, in collaborazione con le imprese. Se noi pensiamo che noi abbiamo una fuoriuscita di giovani, però non riusciamo ad attrarre giovani in entrata, anche, mi verrebbe da dire, perché non riusciamo forse a creare delle condizioni abitative, come emerso recentemente sui giornali in diverse occasioni, adeguate perché i giovani possano vivere a condizioni accessibili, trovare a condizioni accessibili un'abitazione o avere delle condizioni che gli favoriscono un rientro, un avvicinamento nella nostra regione, è evidente che questo diventa un forte freno. Abbiamo una fotografia regionale che ci segna una riduzione del tasso di disoccupazione che per il prossimo biennio dovrebbe scendere sotto il 5%. Questo vuol dire che la soluzione sarà sicuramente quella di creare maggiore occupazione fra la popolazione residente, ma la vera sfida è quella di accoglierne nuove persone da fuori che possano rispondere a queste esigenze. Su questo noi stiamo investendo, stiamo lavorando molto anche per sviluppare delle sinergie che permettano, per esempio, un'inclusione dei migranti a partire da situazioni in cui in questo momento è una popolazione che, per tante ragioni, anche per delle difficoltà di tipo amministrativo e burocratico, non riescono ad accedere adeguatamente alle opportunità di lavoro che noi potremmo sicuramente offrirgli, e su questo per noi è importante mettere al centro sicuramente una logica, un approccio del buon lavoro che riguarda non solo i lavoratori delle cooperative, ma tutti quelli che vorremmo ne facessero parte in futuro. Se gli interventi straordinari messi in campo per evitare che le conseguenze della pandemia e della guerra avessero effetti socio-economici disastrosi, soprattutto per i più fragili, ha aggiunto Vogrich, non si è riusciti ad intervenire in modo adeguato sugli aspetti strutturali di un mercato del lavoro che ha visto accrescere divari che interessano sempre più anche il cosiddetto ceto medio. Ritardi nell'adeguamento delle retribuzioni e nel rinnovo dei contratti stanno progressivamente erodendo il potere di acquisto delle famiglie.
Crescono le forme di lavoro meno tutelate, si consolida una situazione che soprattutto per giovani e per le donne diventa sempre più strutturale, una trappola della precarietà che espone fasce crescenti di popolazione a difficoltà di accesso a percorsi di istruzione e formazione, ad una limitata protezione sociale, ad una difficoltà ad accedere in tempi adeguati alle prestazioni sociosanitarie, seppur in un sistema di welfare universalistico del quale dovremo andare fieri. Per Vogrige servono dunque alleanze e convergenze su obiettivi e progetti comuni che consentano di far avanzare un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Serve più cooperazione tra cooperative, ma anche investire sul partenariato pubblico-privato, essere in grado di coprogettare e coprogrammare. C'è qualche richiesta specifica alle istituzioni, alla regione in questo caso? Allora, più concertazione, più collaborazione, più capacità di mettersi intorno a un tavolo e costruire insieme delle soluzioni. In questo periodo storico, penso l'abbiamo imparato in pandemia, nessuno vince da solo. L'unica possibilità per affrontare la complessità, e i problemi sono tutti in questo momento complessi, è quello di costruire insieme con il territorio e con quelle imprese, mi verrebbe da dire, come la cooperazione, che non delocalizzano, che non sono rappresentanti di un sistema estrattivo, ma in realtà sono portatori sani, possiamo dire, di un sistema economico che investe sul territorio, non delocalizza. Quindi a maggior ragione, per queste nostre peculiarità, ci piacerebbe essere ancora più protagonisti di questo dialogo e rapporto con la pubblica amministrazione per costruire, trovare insieme delle soluzioni, perché probabilmente è l'unica strada che noi possiamo percorrere su tutti i fronti e tutti i problemi che oggettivamente ci sono. In apertura dei lavori di Lega Coop al Teatro Miela di Trieste, proseguiti per tutta la mattinata, un doveroso pensiero alle popolazioni e alle realtà imprenditoriali e cooperative dell'Emilia-Romagna colpite dalla recente alluvione. Hanno portato i saluti istituzionali il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, e l'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli. Presenti tra il pubblico anche l'assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen, oltre a diversi consiglieri regionali. Sentiamo proprio l'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli. Collaborazione virtuosa fondata su un concetto che è quello di responsabilità sociale. È una responsabilità sociale quella delle amministrazioni pubbliche di saper stimolare, grazie alla cooperazione appunto con il mondo del terzo settore, tutte le iniziative finalizzate a diventare poi stabili linee di finanziamento per sostenere l'economia. Penso con un'attenzione importantissima a tutto il benessere sociale, agli ambiti legati al mondo del lavoro, visto che le cooperative sono un settore nel quale noi mettiamo molta attenzione, in considerazione del fatto che conoscono il mondo del lavoro, le scelte che devono essere fatte da chi ha temporaneamente compiti di governo devono essere assolutamente calibrate in questa collaborazione e dialogo con il mondo del terzo settore. E alle nuove sinergie tra pubblico e privato è stata dedicata la seconda parte dei lavori dell'Assemblea, con una tavola rotonda focalizzata sul tema. Una terza via, il partenariato, alternativa al modello tradizionale che prevede la produzione di beni interamente da parte del settore privato o da quello pubblico. Un esempio che si sta diffondendo da un anno a questa parte è quello delle comunità energetiche, che ha visto il comune di Fontana Fredda e la cooperativa Partenergy di Udine aprire una nuova via. In effetti da poco è stata pubblicata una delibera della Corte dei Conti con la quale di fatto viene reso valido e virtuoso l'iter che noi come cooperativa Partenergy suggeriamo a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che decidono di intraprendere con noi questo percorso nella registrazione, armonizzazione, quindi poi nella gestione di una comunità energetica locale. Di fatto noi invitiamo ogni attore, in questo caso la pubblica amministrazione, ad acquistare una quota, nel nostro caso di 25 euro una tantum, per diventare socio della cooperativa e da qui in poi avere poi diritto a tutta una serie di attività e di servizi che andiamo a svolgere per il nuovo socio. Di fatto il comune di Fontana Fredda, seguendo il nostro suggerimento, ha tramite un'evidenza di manifestazione pubblica di interesse ricercato sul territorio quali potessero essere gli attori e le realtà che si volessero promuovere per poter realizzare una comunità energetica locale, ha scelto noi come Partenergy e a quel punto sono
nostra indicazione, ha deciso in delibera di acquistare una quota della nostra cooperativa, comunicando poi chiaramente l'attività alla Corte dei Conti. Questo ha fatto sì che la Corte dei Conti intervenisse con una richiesta di approfondimento, e da qui è nata poi questa delibera che di fatto sancisce come in Italia sia valido e virtuoso per una pubblica amministrazione partecipare a una realtà come la nostra, che a fronte di una piccolissima parte economica di investimento, che diciamo sono i 25 euro canonici della quota socio una tantum, ha poi diritto a una serie di attività sul territorio. Oltre al caso di Fontana Fredda, ci sono altre realtà che poi hanno seguito questa strada? Ci sono quasi una quarantina di comuni che al momento stanno seguendo questo iter, per i quali noi stiamo aspettando poi eventualmente una delibera in cui veniamo incaricati come partner tecnico, in questo caso come aggregatore territoriale energetico, per poter poi seguire il comune in tutte quante le varie, i vari sviluppi nell'esigenza chiaramente di registrazione e di armonizzazione della comunità energetica locale. Una visione diversa di sviluppo che mette al centro le persone, perseguendo equamente l'interesse della comunità. È lo spirito che muove il mondo della cooperazione.